Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta foresta nera. Abbiamo deciso di creare questa torta per voi qualche giorno prima del dovuto, perché fra poco sarà la festa della donna, così voi avrete tutto il tempo di prepararla con calma. Comunque la leggenda vuole che questa torta sia nata a Bad Godesberg, in Germania, a Bonn, nel 1915 e che l'abbia creata un certo Josef Keller. Questo signore la rese incredibilmente buona e golosa e riuscì a tramandarla di generazione in generazione. Oggi è una torta conosciutissima e molto amata in tutto il mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 90 g di farina 00, 45 g di cacao amaro, 125 g di zucchero semolato, 5 uova e 8 g di lievito per dolci. Per prima cosa prendiamo una bowl bella capiente e ci mettiamo dentro le uova e lo zucchero. Poi le montiamo per bene finché non diventeranno una bella spuma cremosa. Raggiunta questa consistenza, non ci rimane altro che spegnere il nostro mixer perché ormai non ci servirà più. E ora possiamo già setacciare tutte le nostre polveri. Mescoliamo con movimenti da sotto verso sopra, mettiamo le polveri poco alla volta e continuiamo così finché non le finiamo tutte. Dovremo ottenere un impasto di consistenza liscia ed omogenea. E dopo aver incorporato tutte le polveri al meglio al nostro impasto, non ci rimane altro che prendere la nostra teglia, che è già stata imburrata e tappezzata con della carta da forno e che ha un diametro di 20 cm. Ci versiamo dentro il nostro impasto, aiutandoci sempre con una palettina. Poi cuociamo il tutto a forno normale, 180 gradi, per 20-25 minuti. Una cosa importante è fare la prova a stecchino per la cottura. Ed ecco qui ragazzi come è venuto il nostro pan di scogna al cacao. Ora non ci rimane altro che togliere la teglia e la carta da forno e lasciare il tutto raffreddare. Poi ci rivedremo più tardi. Mentre il nostro pan di Spagna si sta raffreddando, vediamo assieme gli ingredienti per il ripieno e la decorazione della nostra torta, ossia 600 g di panna già montata e zuccherata, un vasetto di amarene sciroppate da 500 g. Noi le abbiamo già divise in amarene e sciroppo. Poi 200 g di cioccolato fondente tagliato a scaglie con il pelapatate. Ora ragazzi, siamo arrivati al momento del taglio della nostra deliziosa torta. Aiutandoci con il nostro anello di precisione, la taglieremo esattamente in tre parti uguali. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e per prima cosa prendiamo un piatto, ci mettiamo sopra un po' di panna, così la nostra torta aderirà per bene e non si muoverà per nessun motivo. Poi prendiamo un po' del nostro sciroppo e aiutandoci con un pennello da cucina lo distribuiamo per bene su tutta la superficie della nostra torta. Dopodiché mettiamo una generosa dose di panna montata sopra il nostro pan di Spagna cacao. Fatto ciò lo livelliamo per bene aiutandoci con una spatolina. Poi mettiamo un po' di amarene su tutta la superficie della nostra torta. Cosa importante, dopo che avremo finito di riempire la nostra torta con le amarene, ci dovranno avanzare circa 9-10 per la decorazione. A questo punto prendiamo un altro pezzo di pan di Spagna, ce lo adagiamo sopra molto delicatamente, lo facciamo aderire leggermente con la mano, poi lo bagniamo sempre con un pochino di sciroppo delle nostre amarene.
Dopodiché mettiamo un altro strato di panna e la livelliamo per bene, sempre aiutandoci con la nostra spatola. Poi mettiamo di nuovo il solito strato di amarene. Poi prendiamo l'ultimo strato di pan di Spagna al cacao, ce lo appoggiamo sopra, facciamo una leggera pressione. Noi abbiamo tagliato la calotta che si era formata in modo che risulti tutto uniforme. Mettiamo sempre un pochino di sciroppo su tutta la superficie. Infine ricopriamo la nostra torta con tutta la restante panna. Mi raccomando, dobbiamo lasciare giusto 2-3 cucchiai di panna per la decorazione. Dopo aver messo tutta la nostra panna, non ci rimane altro che ricoprire completamente la nostra torta con il cioccolato tagliato a scaglie. Dopo aver messo anche il cioccolato sopra la nostra torta, non ci rimane altro che creare dei fiocchetti con la panna, ovviamente aiutandoci con la nostra sac à poche. Ultimo tocco, mettiamo una amarena su ogni ciuffetto di panna. Ma guardate com'è venuta bene la nostra meravigliosa torta foresta nera! E noi ora vi vogliamo far vedere anche come si presenta dentro questa stratosferica torta. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia di una torta! Mamma mia, che bontà, ragazzi! È veramente fantastica! C'è questo pan di Spagna al cioccolato morbidissimo, cotto alla perfezione, che si scioglie in bocca e lascia un leggero retrogusto di cioccolato. Poi c'è la panna, che con la sua freschezza dà una nota in più. Poi arriva lo sciroppo di ciliegie, che aumenta un pochino la dolcezza di questa torta. E poi c'è l'amarena, che dà una piccola acidità in più a tutto il resto della fetta di torta. Infine il cioccolato, dà un gusto avvolgente e completa la torta. Insomma ragazzi, veramente è fantastica, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata! Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!